Ciao, sono Caterina Marcato, l'insegnante di geografia economica e turistica dell'Istituto Einaudi Gramsci. Eh sì, nel nostro istituto la geografia è una disciplina distinta e non associata a storia come ad altri indirizzi di studio e riveste un ruolo importante nel percorso sia economico che turistico che noi proponiamo. Al biennio è una geografia economica e quindi diversa dalla geografia tradizionale che a volte un po' nozionistica, che ci si immagina, fatta di luoghi, nomi da memorizzare. L'approccio cambia, è esplorativo. Di quei nomi imparerete a chiedervi il perché e passo dopo passo a comprendere i cambiamenti del mondo che ci circonda. Una disciplina che strizza l'occhio all'economia, alle tematiche ambientali e sociali, all'innovazione tecnologica? Sì. In prima si studia l'Europa e in seconda il mondo. Per chi poi segue il corso turistico, al triennio la disciplina prosegue, ma diventa geografia turistica. Si accentua il suo carattere professionalizzante. Infatti in terza si affronta lo studio dell'Italia, le risorse naturali e culturali del nostro paese, le strategie di marketing turistico, di un settore sempre più importante per la nostra economia. In quarta si studia l'Europa e in quinta si è pronti per affrontare il mercato turistico globale nelle sue più recenti trasformazioni. E quindi preparate per affrontare con più consapevolezza il mercato del lavoro o un eventuale percorso di approfondimento universitario nell'ambito turistico.